E allora diamo il buongiorno subito al nostro ospite, ad Alberto Negri, tra l'altro consulente di prodotti petroliferi ed energetici, che sentiamo spesso invece come presidente di Spazio Tesla. Buongiorno, è sempre un piacere, benvenuto. Buongiorno a voi, grazie a tutti gli amici di Radio Sound 95, grazie. Sono giorni difficili per il tuo lavoro, no? Perché ci sono pesanti ripercussioni economiche da questa guerra, soprattutto nel settore petrolifero ed energetico e non solo. Sì, allora c'è da fare un preambolo importante, che noi già nel mese di giugno-luglio avevamo avuto delle indicazioni su delle probabili possibili tensioni e ripercussioni sui prezzi dei prodotti energetici, non certamente quelli del petrolio, ma quelli del gas naturale e dell'energia elettrica, che erano sulla bocca di tutti e già in evidenza. Chiaramente quello che è successo con questa operazione tra virgolette lampo, ma già nell'area si sentiva, operata dalla Russia, qui non entriamo nella questione geopolitica perché sarebbe troppo complessa e poi non sono titolato, certamente ha dato una spinta sui prodotti energetici e petroliferi in maniera incredibile. Proprio nell'arco di poche ore abbiamo visto schizzare i prezzi alle stelle e quanto meno non succedeva dalla guerra del Golfo, ecco. Quindi ci siamo trovati a rivivere ancora quei momenti, ecco, dove i prezzi erano veramente quasi insostenibili. Sbaglio, anche questa volta l'Europa non sembra così unita. Ad esempio la Germania, Berlino, ha detto che può fare a meno del gas russo, ma l'Italia? Allora, intanto facciamo un preambolo dove diciamo subito: la Russia è il più grande esportatore di gas naturale e il 50% della loro economia si basa proprio su questo e fornisce il 50% del gas a tutto il mondo. Quindi non è proprio così. Noi come italiani dipendiamo dalla Russia per un buon 40% per quanto riguarda la nostra necessità di gas naturale. Che non è poco. Il fatto che poi, e anche qui non entro nel merito perché sennò poi dopo si aprirebbe uno scenario tutto diverso, ma certamente le estrazioni di gas nel nostro territorio, che sono una minima parte, essendo state ormai ridotte al lumicino, ci hanno messo in condizioni di essere sempre più che mai dipendenti da paesi esteri, anche da paesi come l'Algeria e altri paesi esportatori, certo, ma la Russia pesa per il più del 40%, insomma, ecco. Per il gas parliamo di 29 miliardi di metri cubi che passano nel gasdotto dell'Ucraina che arriva in Italia, e quindi non è poco. Poi abbiamo altri prodotti come il petrolio, che incide per le nostre importazioni circa il 15%, che anche questo non è poco, e abbiamo ancora anche qui più di 7 miliardi di metri cubi di GPL, cioè di gas di petrolio liquefatto, che è un derivato del petrolio che arriva sulle nostre basi, insomma, ecco, sempre dalla Russia. In base ai tuoi contatti, che informazioni hai della situazione in Ucraina? Allora, abbiamo delle persone, personalmente degli amici, delle amiche che hanno anche familiari in quella zona, e ecco, anche qui non mi spingo oltre a quella che è la mia figura, ma da ricercatore, da analista di certe situazioni che a volte sembrano, ma non, in realtà non sono, ci dicono che sì, la situazione è pesante, ci sono stati dei morti anche tra i civili. Quindi le famose, chiamiamole, bombe intelligenti non hanno proprio colpito solo obiettivi militari, come era nell'intenzione di Putin, ma c'è una, chiamiamola, guerra parallela, ignobile, mediatica, che sta sconvolgendo quella che è la realtà delle cose. Quindi anche dall'Ucraina ci dicono che certe immagini che girano sulla rete sono dei fake o sono anche dei videogiochi ben architettati e messi in onda. In realtà la famosa pioggia di missili che c'è stata su Kiev l'altra notte hanno scoperto un videogioco, e questo mi è stato confermato anche da persone che vivono nella zona. Questo, torno a dire, non vuol dire che là non ci siano problemi gravi anche per quanto riguarda le esplosioni e quant'altro.
quant'altro. Purtroppo succede anche nel piccolo, che è veramente difficile, no? Distinguere una notizia vera da una notizia falsa, soprattutto sui social. È stato il caso anche di ragazzini che avevano fatto bruciare una scuola, poi era un piccolo incendio domato subito dai vigili del fuoco. Quindi succedono queste cose, come giustamente hai detto tu. Bisogna stare molto attenti e verificare tutte le notizie. Grazie per la testimonianza che ci hai dato proprio sul campo, sia per quanto riguarda il tuo lavoro che per i contatti che hai appunto con quei territori. Rimaniamo aggiornati comunque. Intanto grazie, buon lavoro e buon proseguimento, ecco, ad Alberto Negri. Prego, prego. Un'ultima battuta: se dovete fare rifornimento con le vostre autovetture, fatelo oggi, perché lunedì, già domani sarà molto difficile, i prezzi non li troveremo più come oggi. E questa è sicuramente un'ottima indicazione. Grazie per essere stato con noi. Grazie a voi, grazie ancora.